Mercoledì 16 giugno, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG. Si parla di vaccini e di lotta alla cosiddetta variante indiana, quella che è stata individuata con diversi focolai in Italia. Due dosi di vaccino sono importanti per potersi proteggere da questa nuova variante. Poi si parla, vedremo, di possibilità, anzi ormai certezza della proroga dello stato di emergenza in Italia, perché ancora non tutto è finito, e poi si parla di politica perché ci sono grandi movimenti in vista delle elezioni amministrative che investono alcune grandi città, Roma in primis, e il centrodestra vede la crescita progressiva e costante di Fratelli d'Italia rispetto alla Lega, l'ipotesi di questo partito unico lanciata da Berlusconi, che però viene in qualche modo frenata, si parla di una federazione, insomma ancora non è ben chiaro come il centrodestra poi alla fine uscirà da questi accordi. Certo è che vedremo, i numeri parlano di una crescita in sede elettorale, o meglio in vista della prossima sede elettorale. Andiamo nel dettaglio a vedere le prime pagine dei quotidiani, lo facciamo, questa è la Nazione, dorso nazionale, due dosi di vaccino contro le varianti, la mutazione Delta, così viene chiamata. È in Italia, i focolai sono stati registrati in Lombardia, Lazio ed Emilia, gli scienziati, è più contagiosa, presto diventerà dominante, colpisce chi non è immunizzato o chi non ha ancora fatto il richiamo, dopo il ciclo completo la mortalità è azzerata. E poi la fotonotizia invece ci porta negli Stati Uniti, questa è l'ex moglie di Bezos che fa sfigurare Mr. Amazon. Bezos, lo sapete, è il patron di Amazon, ebbene ha donato in beneficenza 2 miliardi 700 milioni. Nel dorso regionale della Nazione, schianto fatale a Perugia con il motorino, muore a 16 anni, e poi notti brave, la movida perugina, ma non solo, al Giro di Vite. E poi ad Ellera McDonald's apre e assume 41 addetti in tutta la regione. Ancora per il Messaggero, questo è il dorso nazionale, l'emergenza va verso la proroga, Palazzo Chigi vara l'ipotesi di continuare lo stato di emergenza almeno fino a dicembre per gestire vaccini e rischio contagi. C'è tutta la storia del post vacanze per capire esattamente se questa pandemia è o non è finita. E poi la politica, come dicevamo, che chiaramente scalda i motori, Berlusconi subito il partito unico del centrodestra, ma Salvini lo gela, niente forzature. E poi le primarie PD, la legittimazione dell'illegalità, c'è il punto di Mario Aiello. La fotonotizia ci porta nuovamente a parlare della strage di Ardea, dove hanno perso la vita oltre ad un signore anche questi due bambini, Daniel e David Fusinato, 10 e 5 anni. Il primo bambino al quale è stato sparato era il piccolino di 5 anni, il fratello, piuttosto che fuggire, forse avrebbe potuto salvarsi, è andato a soccorrerlo, purtroppo anche per lui poi è arrivato lo sparo ed è morto, una vera e propria tragedia che viene ricostruita nei dettagli. E poi dalla politica estera, Stati Uniti e Europa, guerra finita, stop ai dazi, il fatto aiuta l'Italia, parla Draghi, si apre una stagione nuova, grandi risparmi proprio per aver tolto questi dazi che di fatto aiuteranno moltissimo il nostro export. Andiamo nel dettaglio delle pagine nazionali, questa è la Nazione, la variante Delta avanza in Italia, i focolai sono stati individuati in Lombardia, Lazio e Veneto, ci sono casi però anche in Sardegna ed Emilia Romagna, secondo gli scienziati è una variante che è come dire, seria, nel senso che è molto aggressiva, ma dicono gli scienziati riusciremo a fermarla con due dosi di vaccino di
fatto la mortalità per la variante Delta è azzerata, con una dose di vaccino ancora si è troppo esposti e di conseguenza bisogna accelerare proprio sul fronte delle vaccinazioni. Intanto New York raggiunge l'immunità di gregge, sono stati vaccinati il 70% dei suoi abitanti, sono state revocate molte delle restrizioni, via il tetto agli eventi al chiuso e stop anche al distanziamento. Questo è il Messaggero. Stato di emergenza, si va verso la proroga, non è ancora finita. Draghi intende prolungare sino a dicembre i poteri straordinari che diversamente scadrebbero a luglio. Ovviamente, quali sono le motivazioni? La vaccinazione da completare, ma soprattutto anche la gestione del post vacanze e le cosiddette appunto mutazioni. E proprio sulla variante Delta, quella insomma che sta preoccupando, ebbene la seconda dose di Pfizer tutela al 79% la persona vaccinata, con l'AstraZeneca si è tutelati al 60%. Oggi è un giorno importante, questa è ancora la pagina del Messaggero, perché iniziano gli esami di maturità. Ci sono 540.000 ragazzi che da oggi vanno a sostenere l'esame, non c'è lo scritto, lo sappiamo, solo una tesina e una discussione interdisciplinare, maturità light ma vera, sarà come una mini laurea che voi come sapete viene discussa appunto oralmente, chiaramente non con pratica scritta, mettiamola così. La politica, andiamo a vedere con la Nazione che cosa sta accadendo nel centrodestra in vista delle prossime amministrative. Ciclone Giorgia in casa leghista, passa a Fratelli d'Italia il sindaco di Verona. Cresce il partito di Fratelli d'Italia, le previsioni lo incollano alla Lega, 20,4% contro il 20,9% della Lega, quindi Fratelli d'Italia 20,4, Lega 20,9, vedete che insomma sono molto appaiati. E poi c'è il sindaco di Verona, lo vedete, ve lo faccio vedere in questa foto, Federico Sboarina, 50 anni, avvocato, che è passato proprio dal Carroccio a Fratelli d'Italia. Intanto c'è Berlusconi che vorrebbe il partito unico del centrodestra, ma Salvini frena, no, dice ai giochini. Avrete sicuramente seguito questo fatto di cronaca che ieri è stato riportato un po' da tutti i telegiornali. Siamo sulla 1, siamo all'altezza di Modena, assalto ad un furgone portavalori, ben 15 persone, un vero e proprio commando, hanno studiato nel dettaglio l'assalto al furgone portavalori, hanno bloccato l'autostrada, poi con il volto coperto hanno tentato portar via il contenuto del furgone, ci sarebbero riusciti, insomma non sono riusciti a portar via quanto si erano preposti, ma il terrore su quel tratto di autostrada molto trafficato è stato reale. Colpi spettacolari per la droga, parla Pier Nicola Silvis, che spiega insomma che cosa sta avvenendo anche nel mondo della criminalità. Andiamo nel dettaglio delle pagine, o meglio dei quotidiani regionali. Questo è il Corriere dell'Umbria, nel tema rivela violentata da mio zio. Una 14enne racconta in un tema di terza media di essere stata vittima di abusi sessuali all'età di 7 anni. Ora il fascicolo finisce alla procura di Spoleto. Sempre di più l'Umbria è scelta come set cinematografico, vedete in questa foto Pupi Avati, che girerà in Umbria dal 28 giugno al 30 luglio il suo film sulla vita di Dante, ma vedremo nel dettaglio che sono diversi i registi che scelgono l'Umbria come set. Maturità al via per oltre 7.400 studenti, questo è il dato relativo all'Umbria. A Perugia muore a 16 anni sbalzato
fatto dal motorino e poi Terni, droga dalla Puglia, tre finiscono in manette. Andiamo alla Nazione, il suo dorso regionale, schianto nella notte, purtroppo questa storia del sedicenne perugino che è morto a San Marco, finisce con lo scooter contro il muro di casa, di una casa, e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E poi la fotonotizia invece ci porta a ricordare e l'agente Emanuele Petri, l'omaggio del capo della polizia Giannini ad Emanuele Petri, l'eroe trova la sua strada, vedete la strada che gli è stata intitolata. Vaccinazioni under 60, non c'è la fuga da Pfizer, calano i contagi e il virus in Umbria non uccide più. A Perugia caos movida, Perugia stringe, stop a risse e vandalismi. E poi ancora droga, qui siamo nel Ternano, maxi sequestro di roba destinata alle piazze umbre. E poi da Foligno un tifo speciale per Spinazzola che veste in azzurro. Andiamo al Messaggero, questo è il dorso regionale, il capo della polizia rende omaggio a Petri, l'abbiamo visto, e poi parla però della situazione movida a Perugia, rinforzi per Perugia, la situazione al vaglio per evitare risse e contenere di fatto la criminalità. Ancora Terni, parrucchiera custodiva la droga del boss che arrivava dalla Puglia, Perugia muore a 16 anni con il suo scooter. Pfizer, il giallo dei messaggini, racconti degli assistiti, un'ora di viaggio per arrivare al centro vaccinale e scoprire che c'è stato un errore del server. Sapete che venite avvisati con dei messaggini, con degli SMS della data e del luogo della vaccinazione. Purtroppo ci sono stati anche degli errori, il che ha creato oggettivamente qualche difficoltà. E poi la fotonotizia invece ci ricorda anche con il Messaggero che inizia quest'oggi l'esame di maturità. Andiamo nel dettaglio, le pagine regionali, questa è la Nazione, il fatto di cronaca principale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì. Un botto nella notte, perde la vita a 16 anni, accaduto alle 23:30 lungo la strada di San Marco. Alessandro era con il suo scooter, ha impattato contro il muro esterno di una casa, purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. E poi ancora per la situazione, diciamo così, della movida violenta che ha attirato l'attenzione su Perugia, ma non è solo Perugia a dover fare i conti con le notti brave, risse e degrado, un bollettino di guerra, anche a Terni le notti nel fine settimana trasformano il centro in un far west, forze dell'ordine schierate tra controlli e multe. Foligno, le mascherine, una nota dolente. Non si rispetta ancora l'obbligo comunque di tenerle. Città di Castello, il SILB FIPE, quei raduni sono una beffa. E allora leggiamo: tre zone bianche, tra zone bianche e riaperture si balla un po' ovunque. Così quello che è successo giovedì scorso nella prima serata di riapertura notturna non è passato inosservato. Mentre sui social scorrono i video girati da centinaia di ragazzi che affollavano la piazza, nei tavoli della Polizia Municipale di Castello è arrivato un esposto da parte delle associazioni di categoria dei locali da ballo che chiedono conto del perché si dia l'autorizzazione a certi eventi che creano assembramento, mentre sappiamo che insomma sulle sale da ballo ci sono ancora le restrizioni. E poi c'è il capo della polizia Giannini che a Perugia, in occasione dell'intitolazione di una via ad Emanuele Petri, ha detto sulla movida: fenomeno da regolare. Il capo della polizia parla dei problemi del capoluogo umbro, organici c'è, domanda di sicurezza ovunque valutiamo. E poi andiamo al Messaggero, vaccini, la campagna rallenta da 7.500 a 5.000 dosi giornaliere, nessuna connessione al momento con il caos scoppiato per AstraZeneca, parla anche il fisico Gammaitoni sul contagio, positivi come ad aprile 2020, ma ora dice è diverso. Intanto abbiamo visto che sui richiami del Pfizer ci sono stati c'è stato qualche disguido, qualche problema negli SMS che sono arrivati. La
fotonotizia, le foto ci riportano appunto alla presenza del capo della polizia Giannini a Perugia per intitolare la via di Emanuele Petri e per parlare di mala movida. Arriveranno rinforzi proprio per Perugia. E poi andiamo al Corriere dell'Umbria, questa è la prima pagina dedicata agli esami di maturità, maturità al via per oltre 7.400 studenti, le testimonianze di chi ricorda il giorno della propria maturità, mentre continua la guerra delle sagre. Le sagre non si arrendono, non vogliono restrizioni, appello alla governatrice Tesei affinché non vengano accettati i limiti sollecitati dai ristoratori, chiesto un incontro alla giunta, una vera e propria lotta che si sta combattendo tra i ristoratori da un lato e le sagre dall'altro. Andiamo a parlare di Umbria, set cinematografico, tutti pazzi per l'Umbria, città e borghi diventano set. A Spoleto c'è stato il primo step per Don Matteo XIII, Ferzan Özpetek ha scelto Orvieto per le fate ignoranti, sappiamo che Pupi Avati girerà nell'area di Bevagna il suo film su Dante, insomma l'Umbria sempre di più piace ai registi. Questo per le pagine di interesse regionale, andiamo a vedere le prime pagine dei siti internet, questo è tutt'oggi.info, Festival di Spoleto nel ciclone per l'inchiesta de Il Fatto, imbarazzo nei palazzi, di che cosa parliamo? Il Fatto Quotidiano pubblica un'inchiesta dove si cerca di dare una spiegazione al motivo per cui il nuovo direttore artistico Vought abbia scelto delle figure politiche come punti di riferimento, si parla per esempio tra gli altri nel pezzo del Fatto Quotidiano di Ada Urbani, che sappiamo essere molto vicina alla Casellati, ci si chiede se ci siano delle correlazioni tra arte e politica, insomma se queste nomine abbiano o meno degli scenari politici retrostanti, e tutto chiaramente crea una polemica sull'argomento. Questa è Umbria 24, l'apertura dedicata alla cronaca, giornata nera sulle strade, altri due ragazzi feriti a Perugia, e poi le leggeremo nelle pagine di cronaca locale, retata antidroga, arrestata una coppia e la loro amica, gli affittava casa per nascondere la marijuana. Ancora Perugia Today, anch'essa apre con tragico incidente nella notte sulla strada di Ponte Doddi, perde la vita un ragazzo di 16 anni, ma noi apriamo anche questo argomento che ci sembra particolarmente interessante, intervista a Cristina Mecucci, abbiamo scoperto un nuovo tipo di leucemia acuta, ora possiamo perfezionare la terapia. Questa leucemia non era conosciuta, per cui era considerata una leucemia immatura, ma non si sapeva quale fosse la lesione genetica. Ovviamente Mecucci, per chi non la conoscesse, fa parte del centro di ricerca emato-oncologico, il cosiddetto CREO, dell'Università degli Studi di Perugia, un centro assolutamente all'avanguardia proprio per la cura dei tumori. E poi chiudiamo le pagine multimediali con TRG Media, l'apertura dedicata alla politica locale, si dimette da consigliere comunale Stefano Pascolini, subentra Sabina Venturi, tutto ovviamente in casa Lega. A tra poco andiamo a vedere le pagine locali, ma ci fermiamo solo un momento perché approfondiamo un argomento di questi giorni. È stata presentata infatti la Fondazione per la Prevenzione dell'Usura. Nasce in realtà dalla trasformazione della precedente Fondazione contro l'Usura, è guidata dall'ex procuratore Fausto Cardella e soprattutto si pone un obiettivo, quello di prevenire il fenomeno dell'usura piuttosto che andare in qualche modo a curarlo. Seguiamo questo servizio e poi proseguiamo con le nostre pagine locali. Da Fondazione Umbria contro l'usura a Fondazione Umbria per la prevenzione dell'usura al fine di arginare il rischio, e da Ollus a ente del terzo settore per agire meglio. Sono queste le nuove e principali caratteristiche illustrate dal presidente Fausto Cardella e dalla governatrice Donatella Tesei in un incontro che ha fatto seguito all'assemblea annuale della Fondazione Umbria contro l'usura, una delle partecipate della regione e che avrà presto anche una nuova sede in pieno centro
Perugia, annunciati inoltre accordi in via di definizione con Gepafin e CNA per avere maggior velocità, credito e ascolto presso le banche, oltre che un protocollo d'intesa con gli ordini di avvocati commercialisti per le criticità legate al sovraindebitamento. La Fondazione Umbria contro l'usura si adegua ai tempi per raggiungere più facilmente gli obiettivi di sostegno, di assistenza in funzione di prevenzione all'usura oltre che di contrasto. E intanto diventa un ente del terzo settore, non più una onlus. E poi ecco, accento a questo aspetto di prevenzione, e un diverso e più moderno sistema di erogazione delle garanzie attraverso accordi con Gepafin e con CNA che consentiranno di aumentare la platea delle persone che potranno accedere ai benefici della fondazione. Tutto questo, bisogna dire, con il sostegno determinante della regione dell'Umbria, che tra l'altro ci consentirà anche di cambiare la sede, i locali messi a disposizione dalla regione nei quali ci trasferiremo nelle prossime settimane appena possibile, sono proprio in Corso Vannucci in centro e quindi consentiranno una migliore operatività. La Regione ha cercato anche attraverso i bandi che sono stati fino ad oggi messi in campo di sostenere comunque tutti i vari settori, però questo non è sufficiente, oggi si riparte e il rischio effettivamente che qualcuno, specialmente anche i piccoli imprenditori, si possa trovare in difficoltà e possa essere esposto al rischio usura è sicuramente un tema che ci siamo posti, ma addirittura abbiamo cercato di anticipare proprio questo momento attraverso la Fondazione Umbria contro l'usura, che sta subendo anche delle modifiche proprio per renderla più agevole e flessibile per venire incontro a queste esigenze, ed oggi possiamo dire che è un risultato importante quello che stiamo raggiungendo, perché a volte, come dicevo, anche piccoli imprenditori possono aver bisogno anche di una piccola cifra che non trova immediatamente le risposte che servono da parte del sistema bancario, quindi intervenire lì e intervenire subito è sicuramente importante proprio per farli ripartire e farli ripartire in sicurezza. Andiamo alle pagine locali, lo facciamo partendo dal Corriere dell'Umbria. Allora, qui siamo a Perugia, abusata dallo zio, lo rivela nel tema a scuola. L'inchiesta riguarda un 52enne del Perugino, la presunta vittima al momento della violenza aveva 7 anni. Il tema lo ha scritto quando ne aveva 14 di anni e faceva la terza media. Palpeggia la dipendente, imprenditore condannato, 1 anno e 8 mesi, al 60enne già a processo per estorsione. E poi ancora dalle pagine del Corriere, purtroppo il bruttissimo fatto di cronaca, muore a 16 anni sbalzato dalla moto, tornava da una cena con i parenti. Alessandro Rossi ha perso la vita lungo la strada tra Ponte Doddi e San Marco, grave un 33enne anche caduto dallo scooter. Distilleria in concordato, i commissari, preoccupa lo sbilancio finanziario. E poi, cambiamo argomento, torna la Coppa della Perugina, auto d'epoca in Vado nel centro, si aprirà venerdì la 3 giorni dedicata alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze. Mostra mercato di piante rare al Perugia Flower Show sabato e domenica, la 23esima edizione. E poi ancora dal Corriere ci spostiamo nell'area del Trasimeno, studentessa del Calvino al Festival di Venezia, siamo a Città della Pieve, Matilde Neri ha vinto la selezione Umbra del premio David Giovani dedicato al cinema. A Tuoro, al Giallo Trasimeno, arriva la scrittrice Livia Sambrotta. E poi da Castiglion del Lago l'Avis celebra i donatori nel 2020, prelievi a quota 1000. Ancora siamo nel territorio di Assisi, sisma, chiesti soldi per scuole e beni culturali, l'amministrazione comunale sollecita il commissario alla ricostruzione Legnini, che ha fatto un sopralluogo alle basiliche. Intanto con il cuore la raccolta di fondi per i francescani prosegue fino al 30 di giugno. E poi eventi danteschi, medaglia del Capo dello Stato, il riconoscimento alla vigilia della Lectio Magistralis sul Sommo Poeta di domani alle ore 11. Qui siamo
a Todi, centro socioeducativo nella ex scuola. Conclusi i lavori di recupero dell'edificio di Pontacuti, sarà a disposizione dei ragazzi in difficoltà. E poi a Marciano, sopralluogo alla sede SIA e nell'area del bio digestore, presenti il sindaco, il presidente del consiglio comunale e il senatore Brizzarelli. Festival del libro a Todi, continuano le polemiche, un botta e risposta sulla politica. E poi Marciano, al via laboratori di robotica educativa a Todi, vaccini quota 10.000, torta offerta ai volontari. Il comune ha voluto celebrare questo traguardo. Siamo in Alto Tevere, esattamente a Città di Castello. Only Wine valorizza il luppolo, sabato nel giorno inaugurale della kermesse, degustazione dell'ingrediente principale della birra. Mercato coperto, manca il progetto di recupero, lo dicono i consiglieri Morini e Vincenti. E poi volontariato, Signorelli, presidente dell'associazione Fiori di Lillà, vince 50.000 euro con un biglietto del maxi miliardario, la fortuna ad una tabaccheria del territorio. E poi ad Umbertide, dopo 5 anni, riapre il palazzo comunale. Ancora Città di Castello, Torre Civica si tinge di rosso per invitare a donare sangue. A Umbertide si picchiarono davanti ad un bar 4 DASPO urbani, una rissa avvenuta a Capodanno. E poi a Castello, servizio di trasporto scolastico, 2 comuni uniscono le forze, sono Città di Castello e San Giustino. Andiamo nel territorio di Gubbio, restauro riporta all'antico splendore dipinti di Girolamo e Matteo da Gualdo, esattamente a Villa Circa. Approvato rendi, quindi siamo nel territorio del comune di Sigillo. Approvato rendiconto 2020, abbiamo messo al sicuro il bilancio del comune, qui siamo a Nocera Umbra. E poi a Gubbio è stato inaugurato lo sportello di Umbra Acque. Ancora Gubbio, donati personal computer e frigo all'ospedale di Branca, esattamente al centro di fibrosi cistica. Strafoligno, attesa l'invasione del centro, alla gara di venerdì sera iscritti 800 runner. Laboratori estivi, domande entro venerdì. E poi ciclabile in Viale Ancona, ok al secondo tratto. Sempre dalla Corriere, magliette all'asta per aiutare chi è in difficoltà, sono di calciatori e sportivi. L'iniziativa l'ha promossa per il secondo anno Andrea Onori. Riapre il museo capitolare di Foligno nel segno di Raffaello. E poi a Spello, Festival del Cinema per la ripartenza di Spello. Andiamo a Spoleto, il punto nascita verrà riaperto. L'assessore regionale Coletto ha risposto ad una interrogazione sul tema. Poeti in classe, vincono le studentesse del Sanzi. E poi razzismo a scuola, Lega e PD dicono caso di inaudita gravità, sostegno all'indagine avviata dal Ministero alla media Pianciani. Andiamo a Terni, droga dalla Puglia, 3 arresti, lo leggiamo qui, è un po' l'argomento del giorno per Terni. In manette un pescivendolo, la compagna bosniaca e un'amica parrucchiera che aveva in casa 1 chilo di marijuana. La banda era in grado di commerciare marijuana per migliaia di euro, tutta droga destinata alla piazza ternana proveniente dalla Puglia. A far emergere il traffico sono stati i carabinieri che hanno arrestato un 40enne pugliese originario di Bisceglie, la compagna 29enne bosniaca e una 38enne brasiliana, tutti residenti a Terni, zona Borgo Bovio, accusati di spaccio di droga. Area di crisi, fondi per la ripartenza, siamo sempre a Terni. La Commissione Industria del Senato ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e delle forze economiche e sociali. E poi estate ternana, eventi in presenza al via, l'area archeologica di Carzule, il Secce e l'anfiteatro romano faranno da cornice agli appuntamenti in cartellone. Volontari in campo al centro vaccini, nel giro di 48 ore in 13 hanno risposto all'appello. E poi a maggio una nuova fiammata dell'inflazione, aumenti di carburanti e energia elettrica. E poi siamo nel territorio di Narni, Amelia ed Orvieto, da Narni tour per testare le auto elettriche. Il comune vuole utilizzare anche un nuovo sistema per rimuovere le cicche gettate a terra. A Orvieto, Anna, la mascotte che racconta la storia locale. Il personaggio, visibile sugli smartphone con un'app, è stato realizzato da Skylab. Amelia, il museo
scuderia Traguardo coinvolto in una mostra nazionale. L'esposizione mette in rete con altre realtà italiane tutto ciò che c'è da sapere sul settore motoristico attraverso una galleria online. Questo era il Corriere, andiamo al Messaggero. Questa è Perugia, il Borgo Bello, l'esempio di un quartiere rinato giovane. Nelle 36 vie del quartiere, meno anziani over 65 rispetto al trend del comune, l'85,2% sono italiani, quasi tutti perugini. Testa di Ipnos, quella che la si vuole far tornare in Italia, l'assessore Varasano, ricevere l'opera sarebbe importante. Ricordiamo, venne rinvenuta Civitella d'Arna ed ora insomma si cerca di farla tornare in dotazione al comune, ma attualmente si trova al British Museum. Cartelli invisibili, reti eppure danni, appello per il decoro vicino al Cassero. E poi sempre dal Messaggero, purtroppo questa storia tristissima, schianto a 16 anni, muore sotto casa di papà, è accaduta a Ponte Doddi, la vittima 16enne Alessandro Ricci. L'avvocato Giuseppe Caforio nominato garante delle persone con misure restrittive, poi capotreno picchiato, l'aggressore espulso da Perugia. Coppa perugina, si scaldano i motori dei bolidi old style. E poi FCU, bocciati gli orari dei pendolari, le proposte recepite dalla seconda commissione votate dal Consiglio regionale non hanno avuto seguito. Coincidenze con Trenitalia per il rilancio della ferrovia umbra, parla Reali, l'assessore venga in Alto Tevere usando i mezzi pubblici. A Gualdo Tadino due farmacie per i vaccini da 60 a 79 anni. Todi, arriva la maxi protesta contro il Festival del Libro. Magione, guerra alla sosta selvaggia al pontile di Montelago. A Umberti della pandemia cancella l'evento Fratta dell'Ottocento. Assisi, le mura urbiche del lato sud della città sono da consolidare. Gubbio lascia anche il consigliere Pascolini della Lega dal Consiglio Comunale. Foligno, Parco Scienze, summit in regione, confronto tra associazioni imprenditoriali, sindacati, la presidente Tesei, presenti anche il sindaco Zuccarini e l'assessore Cesaro. I cacciatori per l'ambiente hanno ripulito il subaso e poi ZTL in via Campagnola, cittadini sul piede di guerra. Ancora Strafoligno, la prima volta sotto le stelle. Andiamo a Spoleto, punto nascite, riapre dopo il virus. L'annuncio dell'assessore regionale Coletto scombina i piani del San Matteo. Blitz degli apicali al terzo piano e improvviso trasloco della RSA. Cascia all'alberghiero, una festa per la fine dell'anno. E poi ricomposto al Museo Diocesano di Spoleto il trittico del maestro della Madonna Strauss. E ancora patto tra Ducato e San Pietroburgo, ma qui è già tempo di parlare di sport. A Terni la maturità, la carica di 1777 studenti, Orvieto rito scaramantico davanti al Duomo compiuto dai maturandi, lo fanno per ingraziarsi, diciamo così, la buona sorte. E poi ancora Terni, Palazzo Spada, mercatino, sciolto il nodo dei posti. La cronaca, ma l'abbiamo già letta, comunque vi facciamo vedere il titolo. Un fiume di marijuana dalla Puglia, a custodirla una parrucchiera incensurata. Qui ci sono le foto segnaletiche. La droga era di ottima qualità, venduta a 12 euro al grammo. In carcere anche un quarantenne e la compagna di 29 anni. Bene, questo per le pagine di cronaca locale. Ci fermiamo solo per qualche momento e poi parleremo di sport.